Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farei da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 11, mese di settembre del 1907, la data è sconosciuta. Quanto più l'anima è uguale in tutto, tanto più si avvicina alla perfezione divina. Vi passo giorni amarissimi con continue privazioni, al più Gesù viene ad ombra e dal lampo e quasi con continue minacce di mandare castighi. Oddio che parapiglia! Pare il mondo sconvolto, tutti sono in attitudine di fare rivoluzioni, di uccidersi. Il Signore pare che ritiri la sua grazia e gli uomini divengono tante belve feroci. Del resto è meglio tacere di queste cose, perché il parlarne amareggia troppo la povera anima bastantemente satolla di amarezze. Onde questa mattina, quando appena è venuto, il benedetto Gesù mi ha detto: «Tutte le opere di Dio sono perfette». E la loro perfezione si conosce dall'essere tonde o al più quadre, tanto che nessuna pietra viene messa nella Gerusalemme celeste che non sia tonda o quadra. Io non capivo niente di ciò,
che facevo di ciò, solo che facevo per guardare nella volta dei cieli e vedevo le stelle, il sole, la luna ed anche la stessa forma della terra, tutti tondi. Ma del resto non capivo di ciò, il significato di ciò, e il Signore ha soggiunto: la rotondità è uguale in tutte le parti, sicché l'anima per essere perfetta deve essere uguale in tutti gli stati, in tutti gli accidenti, siano prosperi o avversi, dolci o amari. L'uguaglianza deve circondarla in tutto, da formarla a modo di un oggetto rotondo. Altrimenti, se non è uguale in tutte le cose, non potrà entrare bella e liscia dalla parte della Gerusalemme celeste, non potrà ornare a modo di stella la patria dei beati. Sicché quanto più l'anima è uguale in tutto, tanto più si avvicina alla perfezione divina. Capitolo 12, 3 ottobre 1907. Trovandomi nel solito mio stato, il benedetto Gesù non ci veniva ed io ero straziata dal dolore della sua privazione. Non solo, ma dal pensiero che non fosse più volontà di Dio lo stato di vittima. Mi pare d'essere divenuta nauseante al cospetto divino, degna solo di essere abborrita. Onde mentre ciò pensavo, quando appena è venuto e mi ha detto: figlia mia, chi elegge il proprio io, anche per un momento, reprime la grazia, si fa padrone di se stesso e rende schiavo il Dio. Poi ha soggiunto: la volontà di Dio fa prendere il possesso divino, ma l'obbedienza è la chiave per aprire la porta ed entrare in questo possesso. Detto ciò, è scomparso. Capitolo 13, 4 ottobre 1907. Continuando il mio solito stato di privazione e quindi con non poche sofferenze, stavo dicendo tra me: non solo di Gesù sono priva, ma anche il bene delle sofferenze, e quindi con poche sofferenze, stavo dicendo tra me: non solo di Gesù sono priva, ma anche il bene delle sofferenze mi viene tolto. Oddio, dovunque volete mettere ferro e fuoco e toccarmi le cose a me più care che formavano la mia stessa vita, Gesù e la croce. Se a Gesù sono abominevole per le mie ingratitudini, ha ragione che non viene. Ma tu, o croce, che ti ho fatto che così barbaramente mi hai lasciato? Ahi, forse non ti ho fatto buon viso quando sei venuta, non ti trattavo come mia fedele compagna? Ahi, ricordo che ti amavo tanto, che non sapevo stare senza di te, qualche volta ti preferivo allo stesso Gesù. Io non sapevo che cosa mi avevi fatto, che non sapevo stare senza di te, eppure mi hai lasciato. È vero che molti beni mi hai fatto. Tu eri la via, la porta, la stanza, il segreto, la luce in cui trovavo Gesù. Perciò ti amavo tanto ed ora è tutto finito per me. Mentre ciò pensavo, quando appena il benedetto Gesù è venuto, mi ha detto: figlia, la croce è parte della vita e solo non la ama chi non ama la propria vita. Perché solo con la croce innestai la divinità all'umanità perduta. È solo la croce che continua la redenzione del mondo, innestando chiunque la riceve nella divinità. E chi non la ama significa che non sa niente né di virtù, né di perfezione, né di amore di Dio, né di vera vita. Succede come ad un ricco che, perdute le ricchezze, gli si presenta con un mezzo come acquistarle di nuovo e forse di più, quanto non ama questo mezzo. E non mette forse la propria vita in questo mezzo per ritrovare la vita nelle ricchezze. Così è la croce. L'uomo era divenuto poverissimo e la croce è il mezzo non solo per salvarlo dalla miseria, ma per arricchirlo di tutti i beni. Perciò la croce è la ricchezza dell'anima. Ed è scomparso ed io sono rimasta più amareggiata pensando alla perdita che avevo fatto. Oh, sono molto istruttivi questi brani, come sempre, molto profondi.
Abbiamo delle cose che Gesù spiega offrendo anche degli spunti. Altre in questi tre scritti, mi appariva proprio chiaro quando li stavo leggendo, che dobbiamo arrivarci noi. E alcuni riguardano le spiegazioni di Gesù, altri riguardano alcuni presupposti, quindi alcuni stati dell'anima di Luisa e che giustificano le risposte che dà Gesù, che ci fanno capire qualche cosa di molto importante. Adesso piano piano ci addentreremo. Infatti, nel primo capitolo Gesù parla delle opere tonde o quadre, ma spiega soltanto le opere tonde. E quali sarebbero le opere quadre? Questo lo lascia almeno in questo capitolo aperto, a meno che non ci torni sopra. Io in questo momento non lo ricordo, un pochino più avanti, ma certamente, come abbiamo ascoltato nel capitolo, non c'è la spiegazione. Secondo Gesù fa una lezioncina sia sull'ubbidienza che anche sulla croce, però queste lezioncine sono occasionate da imperfezioni certamente involontarie compiute da Luisa, perché Luisa fa comprendere che aveva questi pensieri. Uno, va bene, il solito stato, Gesù non veniva, quindi già questa è una tragedia. Secondo, però, è cominciato a dubitare che fosse volontà di Dio e stava in uno stato di vittima. Poi si capisce nel capitolo seguente, no? Aveva poche sofferenze. Quindi, sicuramente istigata dal diavolo, perché se non sono pensieri, comincia a pensare: ah, bene, Gesù non ci viene perché sono diventato abominevole ai suoi occhi. Ovviamente, non era questo il motivo per cui Gesù non ci andava. E non sto soffrendo tanto, quindi Gesù non mi vuole più come vittima. Anche questo ovviamente non era vero. E in base a queste cose, ecco, ci dice, ce le racconta lei stessa, no? Non solo di Gesù sono prima, ma anche il bene delle sofferenze mi viene tolto. Oh Dio, dunque volete mettere ferro e fuoco e toccarmi le cose a me più care, eccetera, eccetera, no? Ecco, perché dice piccole imperfezioni involontarie? Numero uno, perché non è vera né l'una né l'altra risposta. E numero due, ecco, perché Luisa, che pure è perfettissima, era grande in questa cosa, e forse in quel momento non percepiva, le sfuggiva una cosa molto semplice. Se Gesù non viene, è perché non vuole venire, quindi è perché vuole che tu in questo momento soffri la privazione. Se c'è un momento in cui le croci sono di meno, questo Gesù tante volte poi gliel'ha spiegato, non è perché non ti vuole più come vittima, ma è perché lui gli giustificava sempre questa cosa, che gli alleggeriva un pochino le croci quando riteneva giusto lasciare un po' più libera la mano alla sua giustizia. Ma anche questa è volontà di Dio. Quindi è certo che i santi sapienti, come Gesù spiega, hanno avuto tutti un grandissimo amore alla croce. D'accordo? L'hanno abbracciata con amore, hanno abbracciato anche la mortificazione volontaria, però anche qui la regola suprema è la volontà di Dio. Perché se in un dato momento Dio vuole alleggerirti un pochino la croce, te la alleggerisce, tu lo devi ringraziare. Se in un dato momento non vuole che tu faccia grandi gesti ascetici penitenziali, è molto più importante che tu obbedisca a quello che vuole, che non che ti metti a fare i gesti ascetici penitenziali di testa tua. Questo è l'insegnamento fondamentale sottostante che è, insomma, già passato un po' al cuore della meditazione di oggi, no? Cioè, la volontà di Dio fa prendere il possesso divino, ma è l'obbedienza la chiave per aprire la porta ed entrare in questo possesso. È chiaro che qui parla dell'obbedienza a chi? Alle disposizioni della divina volontà, che tu capisci anzitutto da cosa? Da quello che accade. Luisa vive esperienze straordinarie, Gesù la visita, non mi visita perché non vuole e me lo tengo. Non mi dà le croci è perché non vuole e lo ringrazio. In questo momento faccio altro, prego, lavoro un po' di più, faccio qualche altra cosa. Quello che Dio mi fa capire essere sua volontà in questa circostanza contingente che mi vede non troppo afflitta dalla sofferenza. Questo penso che sia uno dei punti,
su cui non mediteremo mai abbastanza, non ci faremo attenzione mai abbastanza, non ci eserciteremo mai abbastanza. Quindi cogliere momento per momento quello che Dio vuole, senza mettere niente, di che cosa, come dice Gesù, del proprio io. Perché il nostro io può emergere pure nell'amore alla croce, pure nel santissimo, come dire, languore che si prova nell'assenza di Gesù. Attenzione, non è, attenzione, qui sono delle cose molto molto sottili nella vita interiore, Non è che quando Gesù è assente, Gesù non sia contento di essere desiderato e anche ardentemente da Luisa. Qui è una piccola sfumatura. Ma il desiderio ardente deve essere sottomesso alla divina volontà. Quindi non è un desiderio spasmodico, che fa quasi dire a Gesù, ma devi venire per forza, se no ce la faccio più. Quindi questo si capisce interiormente quando si vivono queste cose, no? Così come l'amore alla croce non è che deve raffreddarsi, ma se in questo momento Dio non me la dà, non posso e non devo giungere al punto di dubitare che non vuole più vittime, per esempio, no? Perché se no ci sto rimettendo dentro il mio io, ecco perché Gesù fa questa spiegazione, no? Questo, Luisa continuamente nella vita ha dovuto fare un costante cammino, no? E questo ci fa comprendere come il cammino per tutti non è mai finito. Dice che il proprio io, anche per un momento, se tu lo fai ringalluzzire, reprime la grazia, dice Gesù. Si fa padrone, cioè tu ti ritorni ad appartenere. Capito? Attenzione, perché qui c'è la dialettica servo padrone, d'accordo? Di hegeliana memoria. Allora, il discorso è questo qui. Se tu hai rinunciato alla tua volontà, tu non sei più padrone di te stesso, ma hai fatto Dio padrone di te stesso. E tu, parafrasando una celebre espressione di Montfort, schiavo d'amore di Dio. Ma se tu fai riemergere il tuo io, anche con una cosa ed è apparentemente buona, dici, ma come? Mi manca tanto Gesù, ma come? Voglio soffrire per lui. Può riemergere lì in queste cose. Che succede? Esci subito da quella situazione. Cioè, Dio non è più il padrone, perché non comanda più lui. Comandi tu, vuoi riprendere tu il timone della situazione. Dio non è più il padrone e torni ad essere il padrone tu. Tu non sei più lo schiavo d'amore di Dio, ma in un certo senso vorresti rendere Dio schiavo di te stesso, perché vorresti che lui facesse la tua volontà, non il contrario. E io penso che questo punto, questo è un pochino, so 5 righe se uno le guarda sul libro elettronico e anche a mezza pagina, insomma, ma sia un passaggio questo fondamentalissimo, cioè il nostro io deve proprio morire. Questo è proprio il punto cardine della vita nella divina volontà. Ecco perché Gesù dice questa cosa. E quando pensiamo all'obbedienza, l'obbedienza che è chiaramente un argomento molto vasto, però ricordiamo sempre, fermo restando l'obbedienza alla Chiesa, l'obbedienza canonica per i consacrati, tutte le forme e guai a chi ne esce, d'accordo, anche minimamente, però ricordiamo sempre che l'obbedienza principale è alla divina volontà. Bisogna giungere a un punto in cui, cioè veramente, volontariamente almeno, non si fa emergere il nostro io. E quando fa capolino involontariamente, anche attraverso queste cose buone, lo si smaschera e lo si suona subito, si mette subito un bel bavaglio, un bel ciuccio in bocca e non lo si lascia manco parlare, non deve parlare. Questo penso che sia non molto importante, ma di più. Sotto questo punto di vista, torniamo indietro e andiamo a riflettere sulle immagini che Gesù ha fatto, no? La rotondità, le pietre rotonde, le pietre quadre che abbiano la Gerusalemme celeste. La rotondità la spiega. Numero uno, Luisa c'era un po' arrivata, anche se poi dice non ci capisce niente, no? Dice, vabbè, ma la terra è rotonda. Vero questo, ce lo dice pure la scienza oggi.
Il sole è rotondo, vero? La luna è rotonda, vero? Le stelle sono rotonde, oh, Gesù mio, io non faccio l'astronomo. Non è che se dovesse essere qualche stella che non è così, insomma, ma i pianeti, insomma, del sistema solare, almeno le stelle principali, nella mia ignoranza su questa materia, sembrano rotondi, no? Quindi, dice, insomma, Gesù ci ha dato una spia, insomma, nel Fiat Creante, no? Rotondi significa sferici, quindi sono delle sfere. La sfera, cioè questa cosa, Gesù, questo era un argomento già noto anche nelle interpretazioni simboliche, insomma, delle varie cose, no? Cioè una superficie rotonda, e dovunque tu la tocchi c'è la stessa reazione, è uguale in tutte le sue parti, non ha punti distinti dall'altro. E qui bisogna intendere bene cosa Gesù intende, eh? Bisogna capire bene, anzi, cosa Gesù intende. Dice che se vuoi essere perfetto, devi essere uguale in tutti gli stati. Cioè, la santa indifferenza di cui parlano i santi, di cui parla Sant'Ignazio, oggi è la festa di San Francesco Saverio, grande discepolo di Sant'Ignazio di Loyola, no? E grande, veramente, grande missionario. E allora tu devi essere indifferente. Questo vale per le grandi cose. Che cosa vuole Dio da me? Faccio il prete, faccio il frate, faccio il monaco, faccio il singolo, faccio l'avvocato, faccio il magistrato, mi sposo, non mi sposo, non fa niente. E sapete che alcuni grandi maestri di spirito dicono: se tu c'hai la vocazione a fare il prete, vuol dire che se Dio volesse, ci avresti la vocazione a fare il padre, saresti uno sposo e un padre perfetto se Dio ti chiamasse in quello stato. D'accordo? Se non c'è sta questa cosa in te, è molto da vedere. E la stessa cosa vale per tutte quante le altre forme di vocazione. Questo per le grandi cose, no? In tutti gli stati, anche in tutti gli stati d'animo. Cioè, non è che io faccio o non faccio una cosa, adempio o non adempio un dovere, se me sento o non me sento, se me va o non me va, se sto triste o se sto allegro, se sto depresso o se sto eufonico. No. Questo è difetto. In tutti gli accidenti, prosperi o avversi. Non è che se tutte le cose vanno dritte, sto pieno di fervore, Dio è tanto buono, lo ringrazio, poi appena una cosa va storta, comincio a fare Israele nel deserto, brontoli, lamentosi, ma mormorazioni da destra a sinistra, musi, nervosismi e altre cose. Siano prosperi o avversi, gli accidenti non sono gli accidenti, qui Gesù parla come parlava San Tommaso, no? Gli accidenti sono le cose che stanno intorno alla sostanza, ad cedo in latino, no? Quindi sono le cose che ci accadono. Accidenti, accadere, è la stessa cosa, no? Quindi, allora c'è quella santa e divina imperturbabilità che poi si manifesta nella pace e che caratterizza la persona che viene di volontà, perché, cioè, capito? Cioè, quello che accade è sicuramente quello che Dio vuole, e quindi io quello me lo prendo così come Dio, per questo che sono sempre uguale. In questo senso sono sempre uguali, poi le anime di volontà non sono sempre uguali, sotto un altro nefasto senso, cioè che non cambiano mai e che rimangono sempre le stesse, perché nella divina volontà c'è un dinamismo, un divenire continuo che va avanti di giorno in giorno, ogni giorno si cresce, anche la Madonna ha avuto questo, no? Era, insomma, la perfettissima, la piena di grazia, ma ogni giorno andava avanti, aumentava. Quindi non è che il non cambiare mai, l'essere sempre uguale, significa appunto rimanere sempre uguali tutta la vita, questo no, ma è l'uguaglianza nelle reazioni a quello che accade, che è tutt'altra cosa e che manifesta una maturità profondissima, data appunto dalla comprensione che le cose che accadono sono tutti quanti fiat che Dio ci mette davanti,
Cioè, e non è un caso che questa brutta notizia mi è arrivata, non lo so, il giorno X, allora Y, non prima né dopo. Oppure questa bella esperienza, questa indimenticabile esperienza, mi è successo il giorno X, allora Y, né il giorno prima né il giorno dopo. Questa è l'anima tonda. E l'anima quadra? Il quadrato è uno dei... In geometria spirituale, insomma, non so come chiamarla, insomma, si potrebbe chiamare così, è una figura molto stimata perché il quadrato è un simbolo di perfezione perché ha i quattro lati uguali. Ancora qui di nuovo c'è, come dire, un'allusione all'uguaglianza, è solo che il quadrato è quadrato. Ma un quadrato ci arriviamo facilmente. A che cosa? Che significa una pietra quadrata? Noi lo diciamo anche nel parlare comune, o quello è proprio quadrato, oppure quello è proprio squadrato. Lo diciamo, no? Che cosa pensiamo quando diciamo una cosa di questo genere? Una persona precisa, una persona ordinata, una persona tutta ad un pezzo, una persona caratterizzata da integrità, da rettitudine. Quindi dietro la pietra quadrata si intravede, a mio modesto avviso, perché questo poi ognuno facendo la meditazione, dato che Gesù non ne parla, può fare tutte le considerazioni che meglio crede. Però si intravede appunto una persona quadrata. Quindi una persona ordinata, una persona costante, una persona ferma, hanno tutte quante quelle virtù che danno l'idea di una persona quadrata. O sei così o sei colà, anzi, bisogna fare un quadrato tondo e un tondo quadrato, a mio avviso, insomma, per essere fatti bene e adatti, insomma, a diventare pietre per questa Gerusalemme celeste. Detto questo, una considerazione sull'ultimo capitolo che parla della croce. Visto che un pochino il centro è quella frase che Gesù dice nel secondo, no? Che la volontà di Dio fa prendere il possesso divino, ma l'obbedienza è la chiave per aprire la porta e guai a far parlare anche minimamente il proprio io. Il proprio io può parlare pure in tema di croce. Sotto vari punti di vista, generalmente in tema di croce il proprio io parla nel senso, in una persona priva di spiritualità, come vediamo Gesù, insomma, come definisce una persona che non c'è un buon rapporto con la croce, in termini abbastanza seri. E la persona che non c'è il senso della croce, è chiaro che c'è un io super dominante, perché l'io dominante è proprio caratterizzato dalla fuga sistematica, metodica e strutturale, oserei dire, insomma, no? Dalla croce in tutte le sue dimensioni. Questo è l'io. Ecco, invece San Paolo direbbe l'uomo spirituale ama la croce. Perché Gesù lo spiega. La croce non si ama, come dire, di per sé stessa per una sorta di masochismo, dolorismo che se fosse tale sarebbe una malattia da far rinchiudere, insomma, no? Ecco perché. Ma Gesù lo spiega: se uno è diventato povero, uno straccione, e c'è sta un solo sistema per recuperare le ricchezze perdute, e il ricco viene a sapere che quello esiste, è chiaro che farà il matto per utilizzare questo mezzo. Ecco, la ricchezza è come dire il mezzo usato per recuperare ricchezze di cielo perdute è la croce. Che per primo Gesù ha preso per noi e che ci ricorda di prendere anche noi stessi per entrare nel regno dei cieli, se no non c'entri. Quindi nessuno è così esaurito, insomma, che ama la croce per se stessa. Anche Gesù non ha amato la croce per se stessa, no? Basta leggere le ore della passione, dice: io non guardavo le sofferenze, ma guardavo il frutto delle sofferenze, è per questo che le desideravo in certi momenti da drammatici dolore della passione va a dire anche più pene ancora, no? Che sono quelle cose, insomma, che ti lasciano proprio. Ecco. Questo dobbiamo averlo chiaro, perché se non l'abbiamo chiaro, chi non ama la croce, dice Gesù, vuol dire che non sa niente né di virtù né di perfezione, né di amore di Dio né di vera vita. Oh, non sa niente. Quindi, fermo restando che l'amore alla croce va bene, però anche qui
la divina volontà. Perché se Dio non vuole che tu faccia una cosa, tu quella cosa non ti devi alterare. Se una persona sta male, per esempio, sta male veramente, non sono dei malati immaginari, se una persona ha problemi, per esempio, seri di salute, ma seri però, no? Come quelli dei salutisti attuali, dare per esempio, non può fare il digiuno, vuol dire che il Signore non gliela sta chiedendo quella cosa. Deve fare discernimento che non possa offrire a Gesù qualche altra cosa, questo sì, certamente. Né può pensare, ah Signore non mi fa fare più il digiuno, quindi non ti sono gradito. No, non ti fa fare il digiuno, ti fa fare un'altra cosa. Quindi sulla croce non dobbiamo far emergere il nostro io in maniera grossolana, che è l'io che respinge la croce, che si ribella alla croce, che non ama la croce, che disprezza la croce, che fugge la croce. Non dobbiamo neanche però, cosa più rara però, è bene ricordarla, spostarci dall'altra parte della bilancia, ecco, quasi pretendere la croce quando voglio io, quanto voglio io, quello che voglio io, eccetera, eccetera. Se no, stiamo sempre allo stesso punto, che pure nella croce c'è sta l'io. Cioè, dice pure nella croce, e purtroppo pure nella croce, se va in fila pure, cioè in ciò che l'io lo distrugge, cioè che la croce trova il modo di andare in qualche modo, come la Rabba Fenice, a risorgere pure là dentro. Dice, se va a schiaffare pure dentro la croce, se va a schiaffare pure dentro la croce. Quindi il nostro io dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare molto attenti, ecco, che non ci renda, non renda vago, non renda vago, dice San Paolo, non soltanto rende vano la croce di Cristo, può rendere vano pure le croci nostre, ecco, quindi attenzione sempre a questo io. E quando il nostro Signore non ci dà troppe croci, nessuno ci vieta con moderazione e con adesione alla volontà di Dio di chiedergli, però attenzione, perché io conosco un sacco di gente che prima chiede a Gesù Cristo la croce, poi che andare via alla croce piagne, che dice, ma quanto sto male, dico, non ho capito, no? Dico, chi ti ha ordinato il medico ti chiede la croce? Cioè, la croce, Gesù ha detto che è importante che tu te prendi quelle che te dà, d'accordo? Poi se tu vuoi fare eroe glielo chiedi, e dopo se ti metti a fare eroe, dopo però non ti metti a fare lacrime del coccodrillo, insomma, perché se glielo chiedi, capace che insomma te sta da retta e poi te la dà. Ecco, quindi, ma l'importante, come abbiamo compreso, è che tutto sia sottomesso alla volontà di Dio e fatto in obbedienza a Lei. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci di avere questa grande grazia di non leggere mai il nostro io, nemmeno per un momento, ecco, ma di non volerlo conoscere né riconoscere mai e mai più in tutte le circostanze della nostra vita. Soprattutto chi ha avuto il dono e la grazia di farsi tuo schiavo d'amore, su questo ha preso un impegno fondamentale, proprio un punto di onore. Che mai si capovolgano i rapporti, che torniamo padroni di noi stessi a fare schiavo te, Dio non voglia, o Dio stesso. E essendo questo proprio uno dei punti fondamentalissimi, ecco, per chi vuol vivere nel divin volere, concedici innanzitutto la grazia di fissarlo bene nelle nostre coscienze, nei nostri cuori, nelle nostre memorie, nelle nostre menti, e in base ad esso fare un costante e un continuo discernimento nella nostra anima, aiutati da te, ecco, per poter prendere questo possesso divino nella volontà di Dio, a cui però si giunge solo attraverso la vera, profonda e sincera obbedienza.
nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti. Ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.